Che fulmini, un doppio da fulmini, quello del CUS Pavia con Matteo Migoni. Ciao Matteo. Ciao a tutti. Ci hai portato qui? Mio nipotino Leonardo. Leonardo, hai visto che bravo lo zio, fenomenale. E poi Luca, lo puoi presentare tu? Io non me la sento. Ladies and gentlemen. Signore e signori, l'uomo della telecamera per la prima volta davanti vince la Coppa Italia di società insieme al suo compagno che abbiamo appena conosciuto, Dario Dodo Del Vecchio. Grazie. Complimenti. Grazie. Dopo questa cosa dovremo chiudere canottaggio video seduta stante proprio. Vado ora a staccare i fili della corrente. Oppure smetto di fare le gare con questo bellissimo successo, potrebbe essere una bella idea. Bravo, potrebbe essere bello perché chiudi con una vittoria costruita con Matteo. Come avete preparato questo doppio? In quanti minuti? No, in realtà ci tenevamo parecchio, la barca è stata assemblata solo in 2 settimane su nostra esplicita e sostenuta richiesta all'allenatore Scrocchi. Per me è davvero l'ultima gara a livello importante, quindi ci tenevo a chiudere con una barca di livello. In Dario ho trovato un atleta di livello e con un risultato soddisfacente. Quante bugie ha detto in questa intervista, a cominciare dall'atleta di alto livello che ha trovato? Beh, io ci ho sempre sperato, non sempre ci sono riuscito, ma devo dire che i sogni sono di alto livello. L'impegno ce lo metto tutto, i risultati non sempre arrivano però. Sono contento di questa bella, di questo bel risultato, di questa bella gara, delle sensazioni in barca e insomma sono contento.